È arrivata la conferma del presidente Enrico Preziosi, sapete, il presidente del Genoa ha affermato Romero a fine stagione andrà alla Juventus. Un colpo di mercato che avevamo già anticipato in realtà qualche mese fa. Poi c'era stato un momento di incertezza perché il Genoa avrebbe potuto trattenere Romero un altro anno, non si era capito cosa voleva fare la Juventus, ora in realtà si è capito perché la Juve ha ufficializzato l'acquisto di Romero, probabilmente, ragazzi, per quella cifra di cui parlavamo qualche tempo fa. Non lo so, almeno per ora le cifre ufficiali non girano, ma si parlava di un affare di 30 milioni di euro per questo ragazzo che è alla prima stagione in Serie A. Fino all'anno scorso giocava in Argentina. Molti sono d'accordo e dicono Mette è un buon giocatore, sicuramente giovane, che può aiutarci a rifondare la difesa. Altri invece non sono d'accordo, dicono Mette ma cazzarò, siamo andati a spendere 30 milioni di euro per un 98 che è alla prima stagione in Serie A. Diciamo che la mia opinione sta nel mezzo, nel senso, sicuramente noto che Romero abbia delle qualità, sicuramente bravo nel corpo a corpo, forse un po' troppo falloso, e questa è una cosa che comunque deve cercare di limare, però 30 milioni di euro sono tanti. Però è anche vero anche un'altra cosa, vi devo dire anche questo, è anche vero che oggi, a prescindere dall'affare che tu faccia, quindi a prescindere da quello che tu fai, se vuoi i migliori di domani devi riuscire a spendere parecchio, perché comunque nessuno ti vende più il futuro fenomeno a 1 milione di euro, devi comunque investire somme molto 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 importanti. Non ne ho idea se Romero possa nel futuro diventare uno dei difensori più forti del mondo, o che comunque, non lo so, possa consolidarsi ad esempio come titolare all'interno della Juve. Però io penso una cosa: Paratici raramente sbaglia quando parla di talenti, quindi se veramente Paratici ha voluto insistere e ha voluto pagare una somma, diciamo, del genere per uno come Romero, nonostante Romero sia solo alla prima stagione in Serie A, secondo me qualcosa di speciale questo ragazzo ce la deve avere, nel senso, sicuramente ha dei difetti, sicuramente deve andare comunque a limare qualche difetto, però secondo me, diciamo, un qualcosa di speciale questo ragazzo ce la deve avere, perché Paratici non sbaglia mai, ragazzi. Paratici è quello che aveva scommesso su Pogba a zero. Paratici comunque è uno di quelli che, quando Dybala ancora non era Dybala, l'ho preso a 40 milioni di euro dal Palermo. Paratici è uno di quelli che ha preso Alexandro, andando a guardare praticamente tutta la sua stagione in Portogallo all'epoca. Quindi è uno di quelli che comunque sa cosa fa, e sono sicuro che comunque avrà un motivo, nel senso che per spendere questi soldi. Poi che Romero, come dite voi alcune volte in posta, Matt, ma è ancora acerbo per la Juve, può essere che sia ancora acerbo, ma la Juve ha bisogno di un rinnovamento difensivo nonché a centrocampo. E rinnovamento difensivo non si parla solo di nomi nuovi, ma si parla anche di anagraficamente più giovani, quindi scusate il lapsus. Quindi ragazzi, si parla di affari giovani. Ovviamente tutti noi volevamo De Ligt, tutti noi eravamo partiti con il punto di De Ligt, ed è probabilmente un paragone che non ci sta, perché tra De Ligt e Romero c'è una differenza enorme a favore di De Ligt. Cioè De Ligt lo divora attualmente Romero, però effettivamente, ragazzi, è questo che si è potuto prendere. Probabilmente la Juve andrà anche a fiondarsi su Ruben Dias, arriverà un video, lo sto scrivendo e devo cercare di scriverlo nella maniera più precisa e accurata possibile per cercare di dirvi tutta la verità. E quindi volevo sapere da voi che cosa ne pensavate. Cioè, secondo voi Romero è un giocatore da Juve, o è un giocatore per cui la Juventus sta spendendo una cifra esagerata e farà la fine ad esempio di un Rugani, cioè un'eterna riserva? Fatemi sapere.